Aristide, Alfonso, Nella, Vladimiro e Amelia sono i fortunelli donati da Coop Lombardia all'ospedale di Cremona. Centinaia di pupazzi destinati ai reparti e ai servizi di pediatria, pronto soccorso, patologia neonatale, nido, ambulatori, consultori e vaccinazioni che verranno regalati ai bimbi e ai genitori che frequentano le strutture ospedaliere di Cremona e provincia. Un'iniziativa per rendere l'impatto con i luoghi di cura meno traumatico e che regalerà un sorriso ai più piccoli che si apprestano ad entrare in ospedale. Coop Lombardia ci ha sostenuto in questa iniziativa, ma che è rivolta ai nostri bambini. Noi la apprezziamo perché ci piace l'idea di lasciare un buon ricordo a tutti i bambini che transitano in ospedale perché hanno bisogno. Tutti i bambini che verranno qua per pronto soccorso oppure per episodi di ricovero, io mi riferisco all'intera azienda, quindi vuol dire sia Cremona che Olio che Casal Maggiore, quindi è tutta l'azienda, riceveranno questo ricordo. Non è un contributo al reparto, ma è veramente un segnale che si dà a ciascuno dei bambini che vengono qua. I peluche sono parte del progetto Alimenta l'Amore, attraverso il quale in questi anni, grazie alla raccolta permanente di cibo per animali in molti punti vendita Coop Lombardia, sono stati donati oltre 600.000 pasti a cani e gatti in difficoltà e sono state avviate tantissime iniziative sociali come quella promossa grazie alla donazione dei fortunelli. Questa idea è nata già dal 2014 con il progetto promosso da Coop Lombardia Alimenta l'Amore, progetto sostenuto con gran forza dalla cooperativa, ma con l'aiuto di una rete di comuni della regione della Lombardia e con delle associazioni animaliste. Il progetto aveva come focus quello sicuramente di donare dei pasti per gli animali domestici, quindi recuperare dei pasti da donare attraverso le associazioni di volontariato che si occupano di gestire questi animali nei canili e gattili, e l'abbiamo fatto con attrezzando i nostri supermercati con delle ceste dove i nostri clienti, i nostri soci, in qualche modo, terminato l'acquisto dei loro prodotti, potevano donare i prodotti per queste associazioni. Da lì è nato un proseguimento del progetto, quindi il Collezione all'Amore, è stato così denominato, che ha fatto nascere la possibilità di acquistare attraverso i nostri punti vendita questi simpatici pupazzetti. Un gesto concreto che aiuterà i bimbi nelle strutture ospedaliere cremonesi. In tutti i discorsi ospedalieri e non si parli molto spesso della umanizzazione della medicina, cercare quindi di far sì che i bambini, in un momento ovviamente abbastanza difficile come quello di un ricovero ospedaliero, di una visita in pronto soccorso, di un trauma, di qualsiasi cosa, possano avere il più possibile la sensazione che sì, d'accordo, è un momento difficile, ma c'è comunque la presenza di qualcuno che gli sta vicino e che li aiuta. Sappiamo, siamo stati tutti bambini, abbiamo bambini, abbiamo nipoti, sappiamo cosa vuol dire anche un gesto piccolo come un pupazzo, un qualcosa, chi non ha avuto l'orsetto da piccolo, qualcosa a cui si è affezionato profondamente. Quindi, secondo me, la trasmissione attraverso una cosa anche carina, molto bella, di questa vicinanza di qualcuno che può essere il medico, l'infermiera, l'operatore sanitario, cioè far capire a loro che in qualsiasi momento, ancora di più quando fanno fatica, c'è qualcuno che pensa a loro. Non solo un messaggio di solidarietà, ma anche di rispetto per l'ambiente. Ogni fortunello infatti è corredato da un piccolo libro che ne racconta la storia. I 5 protagonisti, una gallina, un riccio, un cane, un gatto, un pipistrello, sono i portatori di messaggi positivi e insegnano la forza
forza dell'amicizia, il rispetto per l'ambiente, il confronto con il diverso e l'importanza di prendersi cura degli altri. Valori e contenuti allineati ai principi e allo spirito della cooperativa. Questi pupazzetti non rappresentano solo degli animali domestici, ma hanno degli alti contenuti. Sono molto creativi, portano dei messaggi molto particolari. Cito il pipistrello, che è un pipistrello bianco, di colore bianco, quindi è portatore delle differenze e quindi della gestione delle differenze, delle diversità. Abbiamo anche il simpatico cane, che è un cane che non è sicuramente un cucciolo, ma è un cane di una certa età, quindi vetusto, quindi è la gestione anche degli animali quando arrivano a un periodo di anzianità, perché dentro del progetto c'è il tema sicuramente culturale della gestione del rapporto tra persone e animale. Coppa Lombardia negli anni ha strutturato parecchi progetti, questo è l'ultimo nato e oggi siamo qua all'ospedale di Cremona grazie all'ospitalità del dottore generale dottor Rossi e anche della direttrice del socio sanitario la dottoressa Mosa e ha un significato ancora maggiormente positivo per noi perché si tratta di bambini e poter donare un pupazzetto che in qualche modo per un breve istante può portare gioia a questi bambini che sono ospitati in queste strutture per noi è molto importante. Thank you.